È stato molto bello vedere in questi 2 giorni di Cracking Cancer colleghi provenienti da tutta Italia per confrontarsi in maniera originale sui temi della patologia oncologica. Sono stati 2 giorni intensi in cui sono state affrontate un po' tutti i temi della moderna oncologia, facendolo come ci ha abituato a fare il Cracking Cancer, che ormai è un modo di affrontare l'oncologia, cioè tenendo insieme le acquisizioni scientifiche e l'organizzazione dei servizi, gli aspetti comunicativi e la voce dei pazienti. Perfino ci siamo avventurati anche a parlare con gli studenti degli ultimi anni dei licei che si sono impegnati in una gara su progetti innovativi sulla prevenzione oncologica. Ancora una volta viene fuori il tema fondamentale dell'oncologia di questo secolo, e cioè noi abbiamo la scienza che viaggia ormai a velocità avanzata. Ogni giorno ci dobbiamo confrontare con nuove acquisizioni scientifiche, con nuovi strumenti di cura, con nuove acquisizioni di laboratorio. Ecco, questo fermento di idee ha bisogno di organizzazione, ha bisogno di essere inserito dentro i binari della rete oncologica, e questo è stato l'altro grande tema con cui ci siamo confrontati in questi 2 giorni. È stato bello, è stato importante vedere insieme i coordinatori delle reti oncologiche di tutta Italia che si sono scambiate esperienze, hanno fatto riflessioni, hanno preso anche impegni di confrontarsi ulteriormente nel futuro. Ma sono stati affrontati anche temi come quello dell'oncologia territoriale, che è la grande sfida che il PNR ci impone di fare, e anche questo è stato fatto non sulla base di aspetti generali, ma cercando di entrare nel concreto, di raccontare esperienze, di raccontare quello che si può fare. Abbiamo affrontato anche temi legati alla comunicazione, anche questo è un must del cracking cancer. Cracking significa sgretolare. Bene, anche questa volta a Palermo abbiamo contribuito a sgretolare questa malattia. Ricordo quando siamo partiti 5 anni fa a Firenze, inventando questa idea del cracking. Siamo passati da Napoli, siamo andati a Padova, siamo andati a Torino e ora siamo qui a Palermo. Ormai abbiamo tutta l'Italia da girare e speriamo che ogni volta che andiamo in una nuova regione, anche lì troviamo una rete efficace e risposte organizzate per i bisogni dei nostri pazienti.